Monaco è sempre stata una città estremamente delicata, bellissima, e quindi talvolta la presenza delle auto è particolarmente difficile. Nelle vie secondarie, ad esempio, ambulanze e auto dei vigili del fuoco si sono trovate a gravi situazioni di non poter accedere ai luoghi di soccorso. Anche l'ultimo incendio vide, per esempio, l'autopompa dei vigili del fuoco restare a distanza dall'abitazione. Quindi è importante annunciare che è di prossima apertura il cantiere sul parcheggio di Via Retina, il parcheggio cosiddetto delle poste, che verrà completamente ridescritto, razionalizzato nei suoi contenuti, arricchito di posti auto nella sufficiente misura per portatori di handicap, e al tempo stesso troverà l'acquisizione di circa 20 posti auto in più. È il primo passo per dotare Castelfranco di quelle esigenze logistiche che ci permetteranno di ospitare le auto al di fuori delle mura. È un passo importante, è il primo, ripeto, di una serie di interventi sui parcheggi che stiamo elaborando grazie alla redazione di un piano di valorizzazione del centro storico di Castelfranco, che ci ha permesso di individuare luoghi idonei per poter ospitare e rispondere alle esigenze dei cittadini, che agevolmente potranno appunto alloggiare la loro auto in prossimità delle loro case, pur non impegnando i piccoli vicoli stretti del centro storico.